Bella ragazzi, sono Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Isolation. Riprendiamo dove ci siamo lasciati. E niente, quindi divertiamoci, facciamo baldoria tutto quanto. Allora, qui c'è della gente. Vabbè, dai, sono quasi arrivato più o meno. Perché mi fa fare tutto un giro stranissimo? Chi c'è qua? Adesso vediamo chi c'è. Qualcosa che non va. Oh Vengo cacchio. con me, per favore. No, questo lo devo perdere in qualche modo. Allarme non è autorizzato. Smetta di interferire. Per un pelo. LOL. No, questo non fa niente, pacifico. Pochi bug mi dicono comunque, vabbè. Bene. Ma tutto al massimo, che cacchio? Vabbè, la granata MP sì, serve. Quanti materiali che ci mancano? Tre pacchi di ricarica, vacca la miseria. Va bene. E via che non può saltare. Ah, qui devo andare. Però fammi esplorare un attimino qua. I componenti che già abbiamo. Vabbè, il sensore. Qui vuoto. Cioè, ma sul serio devo fare tutto il giro lungo per vedere ogni singola cosa? Cioè, non ce la fa cadere da... Cioè, da qua riesce a cadere, ma qui non riesce a risalire. È una stronzata, dai. Se fosse stato la game designer lo avrei detto. Ragazzi, facciamo in modo che in questi piccoli sovrallamenti qua facciamo che si arrampica. Invece no. Può scendere da lì, ma non può salire perché Ripley è impedita. Dobbiamo farla che tipo è mezza rincoglionita e quindi è capace di scendere ma non di risalire. Che vogliamo fa? Non c'è proprio nulla qua. Qua posso buttarmi in qualche modo. Oh, aspetta. LOL. Ok, allora, vediamo questo qui. Cosa da dire? Niente. Vabbè, comunque non è la strada giusta questa qua, però. Giusto per vedere. Ah. Della roba interessante. Presi una corrente. Vediamo qua. Anche se non è la strada giusta, però. Per un attimo vedere qua che cosa c'è.
Continua. Aspetta che c'è anche dall'altra parte. Ma ci sono anche più vie. Addirittura. Ah no, è chiuso. Ok. Vediamo dove porta. Dove cacchio siamo? Oh. Perché c'è stato questo Vabbè. Ma questa è la strada allora? Non capisco. Che cacchio? Ah, qui possiamo accedere al terminale però. Che progetti hai? A tutti gli abitanti di Sevastopol. Ah, smantellimento. Un team colore in sorveglianza va a avere il progetto di smantellamento. Ah, proprio volevano distruggere tutto. Medica sufficienza. La rotta della nave da riferimento non avrà conseguenze sulla vostra qualità della vita. Tuttavia sarà necessario razionare le scorte in caso iniziassero a scarseggiare. L'accaparramento e il commercio illegale non saranno tollerati. Riportate la presenza di attività sospetta alla sicurezza della Sixon, che investigherà in collaborazione con gli ufficiali coloniali. È stato stabilito un servizio di ricollocazione per la popolazione. Siamo lieti di aiutarvi, ma non ci rendiamo responsabili per i costi necessari. In caso di necessità di assistenza finanziaria, accoglieremo i servizi di credito Sixon. Lo smantellamento è irrevocabile. Dovrete trasferirvi o verrete rimossi con la forza. Ah, proprio. E niente, la gente ha paura. Sono accampata qui fuori nel centro commerciale da 24 ore, credo. La gente qui ha paura, ma tutti credono ancora che l'ufficiale Waits sia in grado di uccidere quella bestia. Hanno dimenticato gli altri pericoli. Hanno dimenticato loro stessi. Ora tutti sono contro tutti, per il cibo, per l'acqua. Non posso restare qui. Cioè, è fatto molto bene questo gioco, mi dicono. Vabbè. E sempre qua stiamo. Ma io scatto ormai. Ormai no. Porco! Cazzo, no, io stavo guardando da questo lato per... Ma porco... Maledetto! Cioè, lo sapevo, però non... Cioè... Vabbè. Allora. Dove siamo? Ah! Ah sì, siamo qua. Ah sì sì sì, è davvero, dove tipo è successo il casino, delirio. Guarda qua. Guarda qua che vista però. Che figata. Tutto pixelloso poi. Però le texture dovrei averle al massimo. Se non ricordo. Cioè la qualità delle texture intendo. Aspetta. Qua comunque sembra libero. Vediamo qui. Ma aspetta, ma quello che è imprigionato là? Sotto sequestro. Una specie di parassita. Wait, sono Lingard.
ho appena esaminato una paziente con... Beh, non ho mai visto niente del genere. È una specie di parassita di tipo sconosciuto. Ho controllato velocemente il nome che mi hanno fornito e non risulta registrato a Sevastopol. Credo sia salita a bordo di recente. Ne sai qualcosa? Non so cosa stiano facendo Sinclair e i suoi uomini, ma questo doveva essere rilevato durante la quarantena. Chissà che altro avranno fatto entrare. La paziente mi sta aspettando con il suo capitano nel mio studio. Vieni qui subito. Dovremmo parlare di quello che è successo a San Cristobal. Ok, era un lavoro sporco e capisco che tu abbia voluto farlo nel modo più rapido e silenzioso possibile. Ma voglio solo assicurarmi che tu non abbia preso decisioni affrettate. Vorrei catturare quell'esemplare senza ucciderlo. Se giochiamo d'astuzia, potremmo sistemarci a vita. Ho le conoscenze giuste, Waits. Posso occuparmene. Stai invecchiando, Waits. Non puoi fare questo lavoro per sempre. Che farai quando Sevastopol sarà chiusa? Hai il mio numero. Ransom, passo e chiudo. Ok, proprio così. Ah, ecco. Ah, qua l'hanno proprio fatto scappare o è stato preso con la forza? Bisognerebbe vedere. Vediamo prima questo. Chi è questo? No, uno qui posso salvare. Lì dentro. Ok, quindi primo, andiamo per di qua. Che ca... Perché questo beep? Ma perché io continuo a sentire dei rumori così? Aspetta, qua, no, qua non ci siamo ancora stati, quindi andiamo per di qua. Bello. Bellissimo. Tipo il centro di comando, più o meno. Più o meno. Qua prima non era accessibile. Allora, qua dentro sì. Ah, che casino. Ah, qua, ah, c'è uno. Vediamo. Sicuramente allora questo ci dirà che cacchio è successo. Qui è chiuso. Andiamo allora. Ripley. Ripley, sono tutti morti. Vedo. Gli androidi li hanno massacrati. Perché? Ma che? Non lo so. Ma credo che Samuels lo sappia. Samuels? Perché? Waits l'ha mandato da Apollo. Devo trovarlo. Hai visto Taylor o Marlo? No, no. Non sono qui. Ok. Riccardo? Riccardo, se vado a cercare Samuels, puoi restare qui. Mi servono occhi e orecchie. Non ci resto qui, cazzo. Riccardo, ho bisogno che tu lo faccia. Puoi presidiare la stazione e coprirmi? Riccardo! Sì, certo. Sicuro. Resta qui. Chiudi i portelli e non far entrare nessuno. Guidami. Tornerò a prenderti. Oppala, oppala, oppala. Ok, andiamo a salvare prima. Bene. Quindi qua siamo noi contro tutti gli androidi a sto punto. Bene. Prendi la navetta per la torre Shimed. Bene. Ma perché proprio lì? Vabbè. Chi è? Oh. Ok.
cazzo. Non ho capito se era buono o meno. Se si girasse un attimo. Aspetta, mi è apparso che erano bianchi gli occhi. Oggi no. Il livello di contenimento dei rischi è molto elevato. No, sono rossi, rosso fuoco. Ule. Apollo e gli androidi Zeta potrebbe richiedere la mia attenzione. Cosa ci fa qui? No. Strano. Cosa ci fa? Cazzo. Correre può causare incidenti. Ma fa un bagno te e gli incidenti. Ok, da qua non faccio casino. Quindi se mi metto di così non dovrebbe salire. Ok, sì. Fermi un attimo. No, arriva fino a qua. Quando ci scommetti. Fanculo la valigia. Da che gioco stiamo giocando? Richiesta di assistenza annullata. Cieco. Che ca... Perché? Ah, non è la mia di pistola. Ma perché? Ma perché ste cose? Ma perché ste cose? È lì. No, io devo tenere pronto la tonfa qua. Hai il razzo, sì, certo. Beh, anche le MP, sì, certo. Sì, però io sono scappato da tutt'altra parte. Qua dritto. Bene. No, qua forse le ho già prese le robe. Se io qua vado piano. Anzi, do anche una ricaricata, vabbè. La torre Shimed. Aspetta, perché poi mi ha perso di vista. Dov'è? Ah, non ha fatto in tempo a vedermi? Guarda, li stavo per andare in bocca. Sono economico. Sono affidabile. Il mio aspetto.
Eccolo. Mi si può andare in bocca. Qual è la torre Scimed qua tra i due? Ma che cazzo? Certo, credici? No, questo non se ne va più. Senti, perché ci sono dei piedi? No, è rosso anche quello. Perché non chiede a me riguardo i protocolli di sicurezza dell'autobus? È dall'altra parte, mi sembra giusto. Te ne vai? Andrò fino in fondo. E fai bene a non andare fino in fondo. Dai, vattene. Cazzo, ho fatto casino. Ah no. Aspetta, aspetta. Sì, è qua, bene. Ah, c'è un punto di salvataggio anche là, vabbè. Dai. Vai. Torre Scimed. Ciao ciao. Mamma mia ragazzi, che azione. Se andiamo avanti ancora un pochino. Adesso appena arriviamo qua la nella lobby, insomma, andiamo a salvare, perché in ogni lobby c'è una zona di salvataggio. Quindi andiamo a salvare lì. Sei tu al comando ora. Al comando? Al comando di cosa? Di una stanza piena di morti, è un casino. Concentrati, Riccardo. Se Samuels riuscirà a comunicare con Apollo, gli androidi si ritireranno e sarà tutto finito. Trova Sam, ok. Il nostro prossimo obiettivo è trovare Samuels o comunque raggiungerlo. Al Sixon Synthetics. Ah, che non mi dice dov'è. Prendi l'ascensore. L'ascensore non è questo. Vabbè, no, stavo andando da tutt'altra parte. Ok. Però per salvare abbiamo salvato. Quindi questi buchi non servono più a nulla. Fammi vedere sto coso di ricablaggio, cos'è che serviva? Ah, per la purificazione dell'aria.
sistema altoparlante, purificazione, sistema video. No, io e attiva lo sportello. Cosa? Ne servono tre? Facciamo purificazione aria qua e accesso allo sportello. Bene. Brum brum. Ah, dobbiamo andare lì. Come, l'iniettore al massimo? Limite raggiunto. Che cacchio. Iniettore. Ah. Iniettore sì, al massimo. Non ne posso neanche creare. Ah, ecco adesso. Tic tic tic. Ah, qui devo andare ora. Sì. Infatti. Fai vedere. No. Scusa, allora, se mi faccio vedere qua, perché? Vabbè. Già che ci siamo. Addirittura. Ma è per caso un riferimento ad Angry Birds questo? Ah, e qua è chiuso. Cosa? Ma che cosa? Vabbè, non è la... Vabbè, non è la stanza giusta, però, già che siamo qua. Ecco, adesso è aperta. Ma cosa? Cosa dovrebbe fare? Sono Ransom. Ho appena ricevuto il tuo messaggio. Sì, sono stato nel nostro archivio dei relè di trasmissione per decifrare dei messaggi. Sto cercando delle registrazioni di equipaggi passati a Sevastopol tempo fa. So che sei preoccupato, ma è acqua passata ormai. Dovrei solo sapere un'altra cosa. C'è un pacchetto di trasmissione di routine che la compagnia ha inviato da Tedus prima che una nave iniziasse il viaggio di ritorno sulla Terra. Niente di speciale. Ripley mi ha chiesto di registrare un rapporto riguardo ciò che è successo al cordone ombelicale mentre ci stavamo agganciando alla raffineria. Ecco che è successo. Io e Brett abbiamo tenuto in piedi questo posto solo con le nostre forze. Con i milioni di tonnellate di minerale che trasportiamo è ovvio aspettarsi che qua giù con noi ci sia qualcuno che guadagna bene. Per controllare quello che ci serve. Volete uscire dal sistema nel momento prestabilito? La prossima volta tirate il nostro amo in secco per un mese. Aspettate finché non abbiamo finito e ci pagate quello che ci spetta. Parker, passo e chiudo. Registrazioni così. Vabbè. C'è altro qua? Non sembrerebbe. Primo intervento.
Noi, no, noi non dobbiamo andare qua. Dobbiamo andare a tutt'altra parte. Però vabbè, dai, diciamo dove indica la cosa. Non ci... non andiamo oltre, perché lì sicuramente andremo proprio in una nuova area. Ecco anche ricordi. Quasi quasi mi manca un pochino. Che ricordi qua. Aspetta, fammi vedere. Che ricordi. Questi tubi qua. Cioè tubi. L'uscita di condotti. Aspetta. Vabbè. Mi comincia a mancare un pochino. Sì, qua in questo livello c'è un altro di quei terminali qua, andiamo a salvare. Mi manca. Cioè dai, veramente, posso fare tutto quello che voglio, non c'è gusto. Ripley, è scattato l'allarme di sicurezza nei laboratori vicini. Gli ascensori sono fuori uso. Sembra che i sintetici della Sixon non apprezzino molto che un modello Wayland Yutani se ne vada in giro. Come faccio a salire? Dovrai arrampicarti, c'è un condotto di servizio che attraversa la tromba dell'ascensore lì da qualche parte. Ah. Ecco là, c'è un punto di salvataggio. Beh, vado a salvare qua. Ma qui ci siamo già stati. Non mi ricordo questo posto. Sì. Sì che me lo ricordo. Sì, sì. Adesso sì, lo ricordo bene. Ok, questa è morta, almeno quello. Ecco qua. Componente B. Va bene. Ok, ma ragazzi, io direi che per questo episodio di Isolation direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio. Un altro componente B, che culo. E mi raccomando, dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo, ragazzi, a un prossimo video. Ma vi faccio un altro kit medico. Mi sistemo per benissimo, anzi, visto che... no! Il pacco di ricarica... vabbè, posso far questo, però. Un'altra Motolov. Non si sa mai, meglio avere... ecco. Ora di Motolov siamo full. Ok. Perfetto. E noi ripartiremo, ragazzi, proprio da questa stanza qua, proprio. Bella!